In occasione della giornata mondiale delle malattie rare, Sanofi prosegue il proprio impegno sul tema, promuovendo una serie di iniziative volte a far luce sull'impatto che queste patologie hanno sulla vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie. Problematiche che oggi, nel contesto stravolto dalla pandemia con il suo impatto sociale e psicologico devastante, diventano ancora più sentite e urgenti. Tra le iniziative, la campagna Se ne parli non è raro, progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, ideata in collaborazione con Parole Ostili e con il patrocinio di Uniamo FIMR Onlus, la Federazione Italiana Malattie Rare. L'idea è nata proprio dall'obiettivo di provare a cambiare la cultura dell'esclusione attraverso il dialogo. Perché proprio attraverso le parole noi possiamo essere più vicini e accompagnare magari la persona che è affetta da malattia rara. Come? Riportando al centro proprio la forza della parola e della relazione. Siamo partiti da uno slogan: se ne parli non è raro. E con questo slogan vogliamo proprio riportare al centro il dialogo anche con le persone che appunto sono affette da malattie rare, e attraverso la cura delle parole. È un modo per includere, è un modo per avvicinarsi agli altri, alla sofferenza degli altri e, perché no, migliorare la vita proprio anche di chi soffre. Perché troppo spesso oggi tendiamo a trascurare il valore della parola, utilizzandola magari in modo superficiale, magari abusandone, magari ecco, non utilizzandola proprio a dovere. Crediamo che la parola sia invece un grande mezzo per includere le persone. Ecco, abbiamo l'esperienza quotidiana che sui social le parole feriscono, fanno male, possono essere delle pietre, perché però queste pietre possono costruire dei ponti oppure possono costruire dei muri. Ecco, questa campagna va proprio in questa direzione. Proviamo ad abbattere i muri e invece avvicinarsi alle persone che invece fanno più fatica e che hanno le malattie rare. Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità e Uniamo FIMR sulle difficoltà dei malati rari durante l'emergenza Covid-19, il 52% dei pazienti ha rinunciato o interrotto i percorsi terapeutici e il 54% ha dichiarato di aver riscontrato problematiche nel seguire con continuità le terapie. Le persone con malattia rara si sono sentite molto escluse perché non avevano più accesso ai propri centri di competenza, non trovavano nessuno disponibile ad ascoltarle e a fargli capire quello che il Covid avrebbe rappresentato anche per la loro patologia. Mai come ora, quindi, interrogarsi sui bisogni della comunità dei malati rari e sulla necessità di inclusione e accoglienza delle diversità è fondamentale. Tante sono le cose che si potrebbero fare, sicuramente sensibilizzare maggiormente sulle specificità di queste malattie rare e far capire come ci si senta proprio isolati e senza diagnosi, non compresi, e con la necessità di avere dei percorsi chiari, certi, che partano dal territorio vicino alla persona per arrivare ai centri di competenza che possono essere anche sovranazionali. La campagna di Sanofi, che ci è piaciuta da subito, da quando ce l'hanno proposta, è proprio centrata sulla vicinanza e sull'inclusione sociale. C'è un video specifico che è molto bello e vi invito ad andare a vederlo, perché fa capire come nella vita di tutti i giorni la cosa più importante è essere compresi in maniera empatica. Speriamo che tutti si mettano per un attimo nelle panni delle persone con malattia rara, e in parte ci si sono già messi durante il Covid, perché hanno sperimentato il senso di isolamento, la distanza, la non speranza di una cura che durante il Covid abbiamo tutti passato come momenti tragici e sono la quotidianità per molte delle persone con malattia rara. Quindi il mettersi nei panni, il sentirsi più vicini e anche il comprendere quando a volte la malattia rara non si vede, ma c'è. E tutto questo anche attraverso canali finora meno battuti da argomenti così importanti come le malattie rare. La campagna social è uno strumento importantissimo, perché ormai viviamo tutti attaccati a telefonini, smartphone e quant'altro. Quindi è importante far passare da lì dei messaggi che siano chiari e soprattutto che siano univoci rispetto alle malattie rare. Ci proponiamo di raggiungere più persone possibile e di coinvolgere non solo la comunità delle persone con malattia rara, ma veramente tutti i cittadini. Per le persone più deboli, la Federazione Italiana Malattie Rare ha comunque già messo a disposizione un numero verde di supporto. Uniamo ha attivato da 3 anni un servizio di ascolto, informazione e orientamento con 2 psicologhe e un legale,
che possono dare supporto alle persone che sono alla ricerca di una diagnosi oppure si sentono in un momento di debolezza e non sanno dove trovare un punto di riferimento. Vi invito a telefonare in tutti i casi in cui ne sentiate la necessità all'800 66 25 41.